Disabilità, fondi regionali e impegno del Comune per sfruttare questi fondi al centro dell'incontro dei rappresentanti di Cittadinanza Attiva, Antonella Balestreri, Grazia Ferrante, Antonio Giacalone e Letizia Ferrante, con l'assessore alle politiche sociali Francesco Gurrado e il gruppo locale sui servizi di assistenza sociosanitaria. L'assessore si è impegnato a fare partire i bandi per i servizi migliorativi ed integrativi entro l'inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico 2023-2024 e ad attivare presso l'immobile di Via Serra di Falco i progetti e le politiche socioassistenziali e di inclusività, in particolare per il dopo di noi. In particolare Gurrado si è pure riservato di recarsi presso l'assessorato alla famiglia regionale per verificare la disponibilità di eventuali altri bandi per somme da destinare al progetto di inclusività per i disabili. Inoltre, con i fondi europei si sta provvedendo ad adeguare un altro locale, sito in Via Dante, per accogliere almeno quattro persone adulte con disabilità e su proposta di Antonella Balestreri sarà istituita la figura del garante dei diritti delle persone con disabilità, figura fondamentale già ampiamente presente in diversi comuni siciliani. Brutta sorpresa per una ragazza bagherese che ieri al ritorno dal mare nella spiaggia dell'Olivella non ha più trovato la sua Lancia Y targata FF257NK che aveva lasciato posteggiata a pochi metri dalla battigia. Preghiamo chi dovesse vedere l'automobile, dicono i familiari che hanno sporto denuncia ai carabinieri della vicina caserma locale, di segnalarla al numero 334-3979-923. Il caso di cui è rimasta vittima la ragazza bagherese non è isolato, anche al parcheggio della spiaggia del Cafara e della Ciddara, nei pressi del cimitero comunale, negli ultimi giorni sono state rubate una Giulietta, una Fiat Panda e una Fiat 600, tanto che i cittadini chiedono adesso maggiori controlli alle forze dell'ordine e alla polizia municipale. Adesso l'amministrazione comunale non ha più l'alibi dell'organico ridotto, dichiara Daniele Sciortino, anche perché dallo scorso 1° luglio sono stati assunti 3 nuovi vigili urbani che possono controllare il territorio. In proposito, il comandante della Polizia Municipale, Anna Maria D'Acquisto, assicura che i controlli da parte dei vigili urbani vengono eseguiti regolarmente, nonostante il vasto territorio che debbono presidiare. Cerimonia di premiazione dell'estemporanea di pittura Maria e la sua terra, 4 secoli di storia, sabato scorso nella sala delle conferenze del Santuario della Madonna della Milicia, diretto dal rettore parroco Monsignor Salvo Priola. La manifestazione è stata organizzata in occasione del 4° centenario dell'erezione canonica della parrocchia Santuario Madonna della Milicia. Sono intervenuti il sindaco Pino Virga, il quale ha applaudito l'iniziativa che ha messo in evidenza l'estro dei partecipanti. Giuseppe Di Franco, Franca Tornese, Mimma Ferini e l'artista altavillese Sara Granà. Nel corso della serata sono stati proiettati alcuni video realizzati dal videomaker Achille Scaravalle sulla storia del santuario e sulle estemporanee che si è svolta nel sagrato del santuario una settimana prima. Voce narrante il vice parroco Don Emilio Cannata. Che continuasse ad essere questo un punto di riferimento per tutti. Per i cristiani cattolici della diocesi di Palermo, per il quale questo santuario è il primo e il più insigne santuario mariano della diocesi, ma anche per le diocesi della metropolia di Palermo, Monreale, Cefalù, Trapani, Mazara del Vallo, sono tutte le diocesi attorno a Palermo, fanno parte della metropolia di Palermo. Vogliamo che questo luogo continui ad essere un punto di riferimento per la devozione mariana, quella vera, quella pura, quella biblicamente, teologicamente, spiritualmente fondata. Ci sono delle immagini che restituiscono più di altre conforto, speranza, gioia, spensieratezza. Una di queste immagini mi ha colpito molto, ho visto questa carrellata poc'anzi in video, questa nostra bellissima piazza. Nell'ambito della rassegna Serie d'Estate organizzata dal Liceo Classico Francesco Scaduto, oggi lunedì 3 luglio alle 19:30, nella cavea dell'Istituto Retrospettiva di Corti di Nico Bonomolo. Sarà presente l'autore con il quale converseranno i docenti Mimmo Aiello e Maurizio Padovano. Il programma proseguirà venerdì prossimo, 7 luglio alle 19, con la presentazione del libro Agrumi di Barbera, martedì 11 luglio e martedì 18 alle 21 al Cineforum. Venerdì 21 luglio alle 19:30 la presentazione del volume Il Palazzo Cotò di Bagheria di Antonio Belvedere.
Martedì 29 agosto alle 18:30 i mandarini di Ciaculli di Tagliavia, giovedì 31 agosto alle 21 Cineforum, martedì 5 settembre alle 18:30 per la presentazione del libro Un uomo senza paura di Francesca Lamantia, giovedì 7 settembre alle 21 il Cineforum e lunedì 12 settembre alle 18:30 la presentazione del libro Marietta di Vincenzo Muscarella. Dal 27 al 29 ottobre prossimi al Palazzetto dello Sport di via Sant'Ignazio di Loyola a Bagheria si svolgeranno i campionati del mondo di box Global Boxing Italia e gli Olympus Combat Games di Kickboxing World Martial Combat Federation con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Alla manifestazione dedicata al maestro Antonio Logalbo, prematuramente scomparso nel corso della pandemia da Covid 2 anni fa, prenderanno parte circa 800 atleti provenienti da 18 nazioni. Sindaco, il 28 e 29 ottobre di quest'anno la città e anche molti amici di questa persona, insomma, che si è dedicata allo sport ma anche alla formazione dei giovani, Antonio Logalbo, organizza una manifestazione al Palasport. E il comune dà anche il patrocinio gratuito, quindi diciamo che si dà onore a questa persona che ha fatto molto bene in questa città. Sì, il comune dà il patrocinio a questa manifestazione che ha un valore in sé importante dal punto di vista agonistico, ma soprattutto perché è dedicata ad Antonio Logalbo, che è stato maestro di tante generazioni di ragazzi, non soltanto bagheresi. Sia soprattutto nella kickbox. Io Antonio ho avuto la possibilità di conoscerlo prima da amico e dopo appunto da maestro di kickbox. È stata una persona che attraverso questa disciplina ha forgiato tante generazioni, non soltanto di ragazzi ma anche di ragazze, e non le ha forgiate soltanto dal punto di vista agonistico. Noi abbiamo avuto anche i campioni del mondo Lo di Iacono. kickbox come Angelo Lo Iacono, ma soprattutto dal punto di vista umano e nei rapporti tra le persone. Ci sono tanti ragazzi a Bagheria che oggi sono professionisti, impiegati, imprenditori che hanno vissuto un percorso della loro vita con Antonio. Quindi, ovviamente io ringrazio chi sta organizzando l'evento, la Global Boxing Italy, la World Federation Combat e lo Sporting Club. Per la forte collaborazione e la sinergia, perché realizzare un evento così importante in memoria di Antonio Logalbo ha un valore simbolico forte e significativo. Penso che sarà una giornata interessante dal punto di vista della disciplina e agonistico, perché ci sarà sia la box che la kick, ma sarà il momento per ricordare un nostro concittadino che, come tanti concittadini bagheresi, purtroppo è morto vittima del Covid. E nonostante il tempo trascorre, siccome gli uomini rimangono nella memoria di chi vive, Antonio è uno di quei cittadini che continua a vivere attraverso la nostra memoria. Bene, quindi diamo appuntamento ai nostri concittadini il 28 e 29 ottobre di quest'anno al Palasport di Bagheria per questa grande manifestazione a livello nazionale e anche internazionale. Più di commemorare, abbiamo scelto di celebrare il maestro Antonio Logalbo con un grande evento internazionale che terremo presso il Palazzetto dello Sport di Bagheria dal 28 al 29 di ottobre. Terremo i campionati del mondo di box, ma anche i World Olympus Games di kickboxing e comunque di sport da combattimento. Questo è un regalo che fa la nostra federazione e i suoi più anziani atleti, cioè gli atleti del maestro Logalbo, sono stati sempre vicino a lui non tanto per commemorare, appunto, ma per celebrare. Celebrare è un modo di tenere vivo il ricordo di Antonio Logalbo, sia all'interno della nostra federazione, ma all'interno dei cittadini di Bagheria. Spero che tutti voi siate presenti a questo grande evento perché servirà da supporto non solo appunto alla memoria di Antonio, ma anche alla sua famiglia. Quindi grazie per la vostra presenza ai prossimi campionati che si terranno appunto, come vi ho detto prima, a ottobre, fino a ottobre, e grazie del vostro contributo.